Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Menzo, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Siamo tornati qui con una nuovissima 4 Years Challenge, qui con una nuova sfida lanciata da voi. Se vi siete persi gli episodi precedenti, vi ricordo assolutamente, vi raccomando, di andarli a recuperare perché sono stati veramente, veramente esilaranti, perché non si dice esileranti, uno pensa si dica esileranti, ma è esilaranti, incredibile. E vi trovate sul canale, credetemi, sono stati divertenti. Quest'oggi il commento più votato nell'episodio precedente è stato quello di Cliselli982. Grazie ragazzo per aver lasciato questo bellissimo commento. Per la prossima volta ti direi di acquistare almeno un calciatore dall'ultima squadra del campionato dove eri l'anno prima. Sotto però il buon Fede Masso cerca di rivoltare un pochettino le cose e effettivamente in maniera molto intelligente dice: dalle retrocesse sarebbe perfetto, almeno non ha proprio solo una squadra da cui prendere. E faremo così, dunque, una volta cambiata squadra andremo a prendere almeno un calciatore da una delle retrocesse dell'anno precedente, da dove eravamo nel campionato prima di cambiare squadra, quindi quello prima. Dopo il primo click ci manda, ne facciamo tre. Primo click Incheon United in Corea del Sud, ok. Il secondo click in Inghilterra al Barley non era male. Il terzo click in Svizzera a Lugano. Ma sbaglio o da Lugano eravamo già partiti qualche volta? Forse l'anno scorso, non me lo ricordo. La memoria fa bruttissimi scherzi. Mi ricordo Gemignani, mi ricordo Aliseda. Oh. Allora, sicuramente la squadra va rinforzata. Difesa centrale, senza alcun tipo di dubbio. Per il resto, boh. Ma io andrei sinceramente a rinforzare prima di tutto la difesa centrale. Ho messo su un bel gruzzoletto di 8 milioni per il calciomercato. Ho controllato gli obiettivi della società. Crescita giovane, ingaggia almeno un giocatore con meno di 20 anni, con un potenziale importante. Fama del brand, acquista un giovane. Finanze, acquista un giocatore cruciale, ottiene un profitto di 20 milioni. Ragazzi, io a questo punto punto tutto su un difensore centrale e basta. Il nome è Jorel Hato, 17 anni, così concludo 18 obiettivi col suo acquisto, dovrei riuscire a prenderlo, anche se devo ammettere che non mi dispiaceva. Intrigante questo, però andiamo su Hato. Mi diceva che avevo 8 milioni, se no scrivimi che ne ho 7 e mezzo. Mi prendi in giro? 7 milioni e 3 con clausola. Ma allora, modifichiamo la clausola così risparmio qualcosina. 6 e 7, dai. Oh, cos'è successo? Cos'è successo? Che cos'è successo? Stava andando tutto così bene. Alla fine Hato è arrivato. Ha fatto la rima. Per 7 milioni e 300. Quindi non so sinceramente prima il presidente dell'Ajax che cosa si fosse pippato. Grazie a questo acquisto ho concluso quindi due obiettivi che hanno priorità molto bassa, ma a noi non ci interessa. Non posso fare nessun altro acquisto, però Hato è uno dei più forti della squadra, quindi mi accontento. Visto che nella prossima squadra devo acquistare almeno un giocatore dalla retrocessa in questo campionato e il resto del calciomercato è un po' a tema libero, Hato effettivamente potrebbe essere un giocatore che ci portiamo dietro fino alla fine? Dovesse crescere bene? Assolutamente sì. Questa dunque è la nostra formazione per la prima stagione. Andiamo a simulare. Conclusa la prima stagione, l'importante è che la società sia contenta. E ragazzi, se non sbaglio, quella lì è la Coppa di Svizzera. Il campionato dovrebbe essere andato benino. Non credo di averlo vinto, però. E sono arrivato quarto nella stagione regolare, diciamo così. Poi nel turno playoff terzo. Però dietro a Basilea Young Boys e Zurigo. Vabbè, io sono sinceramente soddisfatto. Purtroppo nel corso della stagione qualcosina è cambiato. Qualcuno ha chiesto la cessione, non so come mai. Il gioco ha fatto giocare magari anche quelli con un overall più basso. Per esempio Saipi inizialmente non giocava. Vabbè, fa lo stesso. Valenzuela è cresciuto discretamente. Hato è diventato un 76, 18 anni, non male. Simignani più 4, 22 anni, un 73. Sicuramente Aliseda uno dei migliori. Però molto bene anche Steffen. E la Zanzara Zanzelar, 24 gol per lui, grande Zan. A questo punto, raga, andiamo a vedere la classifica però finale, perché c'è il Winterthur. Tecnicamente nel campionato svizzero retrocede chiaramente l'ultima. Per quanto riguarda invece la penultima, dovrà fare lo spareggio con la seconda della Serie B svizzera. Quindi io direi di mettere Iverdon, Sport e Winterthur, così. Nella prossima stagione dovremo prendere almeno un giocatore da una di queste due squadre. E dovrà essere, per quanto mi riguarda, il titolare. Ora, io che salto di qualità posso fare? Di certo non l'Al-Nassr. Beh, bello anche il Basilea, veramente complimenti. Abbiamo il campionato belga. Interessante, perché c'è anche il Club Bruges. Io provo il Club Bruges, ragazzi. Sì, vabbè, l'Anversa, bellissimo, per carità.
C'è anche l'Union Saint-Gillois, che in questo momento in realtà non sta facendo male. Però proviamo il Club Rouge, che non ricordo sinceramente se recentemente l'ho preso. A proposito di Club Rouge, noi quest'anno avevamo anche l'Europa. E proprio nel girone avevamo il Club Rouge. Siamo arrivati purtroppo però terzi. Pace all'anima nostra. 15 gol fatti, 15 subiti. Not bad. 2 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte. Vabbè, ragazzi. Pulito, preciso, ci piace. Il Club Rouge accetta e dunque saremo noi i nuovi allenatori del club. Prima di proseguire con la challenge, raga, vi ricordo che in descrizione trovate il link per Starks, fantacalcio virtuale che sto imparando a conoscere in quest'ultimo periodo dedicato ai calciatori che hanno effettivamente sposato il progetto Starks. In questo momento questi sono tutti giocatori listati all'interno del gioco che potete acquistare direttamente, e c'è anche Rovella, però al momento dell'uscita di questo video probabilmente Rovella sarà terminato perché è un bel giocatore a un prezzo effettivamente molto molto basso. In generale su Starks potete acquistare i token dei calciatori che aumenteranno e diminuiranno di valore a seconda delle prestazioni del giocatore nella vita reale. In questo momento la formazione che sto schierando è Frattesi, Mancini, Lovato, Zappa e Rovella. La cosa bella di Starks è che non per forza serve un portiere, serve un attaccante, perché ci sono delle diverse tattiche all'interno di Starks che vi danno delle percentuali in più a seconda dei calciatori che voi volete schierare. Per esempio, comprare questa tattica dove se avete 3 difensori, un centrocampista e un attaccante avrete un per 2,2 di bonus punteggio, che non è male, eh? Comunque ragazzi, se vi va di approfondire Starks come virtual game, fatemelo sapere sotto nei commenti. Vi ricordo che sul canale trovate dei video dedicati e se invece non siete interessati, signori, pace. Questa è la formazione del Club Rouge. Chi ci troviamo davanti? All'inizio della seconda stagione, non male, l'ho un attimo sistemata e quindi ho messo De Kuyper titolare sulla sinistra con Meyer titolare sulla destra, gli sto cambiando il ruolo, Skovolsen alla di destra e Buchanan alla di sinistra. È chiaro che questa formazione potrebbe essere rinforzata, ma non sulla tre quarti, perché qui andiamo a inserire un giocatore di classe, uno di quei giocatori fenomenali ma che stanno un po' nelle retrovie, che in molti magari non si calcolano nemmeno, perdendosi però una classe infinitamente, non so più cosa dire, perché il giocatore che voglio prendere dalla squadra retrocessa è il Matthew Di Giusto, trequartista del Winterthur, che ha comunque dei buoni dati, ragazzi, lo possiamo dire. 23 anni, 74, non mi fa schifo, tecnico, talento naturale, primo controllo, attaccato al piede ci sta questo pallone, dentro. Dentro con l'acquisto di Matthew. Matthew Di Giusto. Abbiamo tra l'altro un pacco di milioni, quindi la squadra può essere rinforzata in maniera importante, però io 8 milioni per Matthew li voglio spendere. Perfetto, il Winterthur non dice di no. E intanto il nostro Di Giusto l'abbiamo piazzato lì, sulla tre quarti, titolarissimo. Mi può crescere questo Regaz? Vediamo, vediamo, vediamo. Ma come? Ma come 100... Giusto! Ma cosa hai preso? Cosa hai bevuto? Il cemento armato per bloccarti? Ma scusami, ma stiamo scherzando? Non è ammissibile, io gli ho anche messi i preparatori, giusto? Io credevo in te. Io spero... No, però 4, aspetta un attimo, con calma, non affrettiamo le cose. Aia, Reine, porca miseria, mi hai dato un morso nelle palle, ma sei scema? Ma io non ho parole, mi ha azzannato i maroni. Ma te sei fuori? Ma io non... Cioè, ho paura adesso. Ok, le settimane sono passate a 78. Insomma, non è un giocatore che cresce troppo rapidamente. A questo punto, dove possiamo rinforzare ulteriormente la rosa? Sicuramente la porta. Serve un portiere forte e serve un altro difensore centrale molto forte. Almeno difensivamente restiamo più compatti. Per rinforzare la squadra, questi sono i 3 nomi che ho inserito nell'app mercato. Mi piacciono molto. Il primo, Ivan Diouf, per quanto riguarda la porta. Il prezzo è molto alto, noi abbiamo la squadra un pochettino corta quindi non possiamo mettere nessun giocatore in scambio, però possiamo provare con qualche offerta, il budget è discreto e già il portiere ce lo siamo portati a casina. Ora passiamo al difensore centrale. Il West Ham chiede 30 milioni e io ci sto, alla fine ne abbiamo spesi un po' per entrambi, però dovremmo riuscire a definire il loro acquisto senza nessun tipo di problema. Me li devo far bastare perché purtroppo non ho il budget per prendere qualcun altro, non ho neanche la possibilità di vendere qualcun altro per provare a prendere magari Sutil. Mi farò andare bene Buchanan, che non mi fa schifo, però insomma qualcosina di più forse potevamo meritarcelo almeno
almeno per questa seconda stagione. Io punto tutto su di giusto, però, signori, direi che possiamo andare a simulare la seconda stagione. Si è conclusa la seconda stagione, abbiamo un overall allenatore positivo per poter cambiare squadra e questa è la cosa migliore. Abbiamo vinto la Coppa di Belgio e questa è una cosa buonissima. Non so però sinceramente se ho vinto il campionato. I risultati erano positivi e l'abbiamo stravinto. Sono curiosissimo di vedere il nostro di giusto com'è andato, perché per quanto riguarda la crescita non un granché. Il resto della squadra è cresciuto molto invece. È un bel Club Brugge. Diouf si è fatto un bel più 3. De Kuiper è un 78. Mavropanos più 2 è un 82. Sole è cresciuto. Bravo anche Meyer. Sono tutti in scadenza però. Vediamo il buon di giusto. Si è fatto solamente più 1. Matthew 7 gol e 9 assist. Mi viene quasi il dubbio che non abbia giocato sempre. Cioè che non sia mai riuscito a finirsi una partita. Probabilmente subentrava Vetlesen al suo posto. Per quanto riguarda invece la fase d'attacco, è cresciuto molto bene Buchanan. È cresciuto benissimo Skovolsen. Ma che cazzarola. Cioè più 8. Molto bene anche Jutla. Jutla 33 gol, spettacolari. Mi sono informato e tecnicamente nel campionato belga le ultime 4 vengono prese in considerazione per un'eventuale retrocessione. Se non sbaglio le ultime 2 retrocedono subito e poi la terz'ultima e la quart'ultima devono fare degli spareggi, comunque dei play out. Io le prenderei in considerazione tutte e 4 e quindi Molenbeek, Kortrijk, Cercle Brugge e Eupen. Ora dobbiamo cambiare prima di tutto squadra e poi chiaramente capire da chi possiamo andare a fare calcio mercato. Che squadracce de merda. Ci sono un po' di squadre di Premier League, però la prima mi è il Tottenham. Potremmo provare ad andare al Tottenham, visto che se no andiamo sempre al City, a sto qua, a sto là. C'è il Tottenham. Ora io faccio richiesta, però voglio andare a vedere un secondo la classifica della Premier League, perché a me non mi sconquinfera. Il Tottenham primo? Veramente? Siamo sicuri? Tottenham primo, attention, attention. Mi sono tra l'altro dimenticato di farvi vedere il mio percorso in Champions, perché abbiamo passato questo girone agli ottavi, abbiamo incontrato lo Slavia Praga, abbiamo frantumato letteralmente, poi però ci siamo fatti frantumare dallo Sporting Lisbona, che ho notato essere arrivato in finale di Champions, sconfitto poi dal Paris Saint-Germain, quindi minchia che Sporting. Allenatore della squadra Spurs, e ci sta andando molto bene da questo punto di vista ragazzi, un altro bel percorso, siamo in Inghilterra, siamo in Premier League e il Tottenham è una bella squadretta. Ora però dobbiamo andare a fare un acquisto da una di quelle 4 squadre e dovrà essere chiaramente titolare questo giocatore. Questa è la formazione che alla terza stagione ci troviamo davanti, non male devo ammettere, sicuramente migliorabile, non c'è dubbio. Abbiamo dei buoni panchinari, però raga, io ho già inserito qualche giocatorino dalle retrocesse degli scorsi campionati, e questi sono i giocatori che non mi dispiacciono. Allora, ci sono delle belle possibilità. Come potete vedere dal Cercle, Kevin Dankey, che sta facendo un'ottima stagione nella realtà, è un giocatore che si potrebbe prendere in considerazione. Si potrebbe anche cambiare modulo, why not? Ho provato ad inserire anche Kylian Hazard, ma è troppo scarso. Morey come terzino potrebbe non essere male, però alla fine dei conti, Ernest Nuama del Molenbeek è il giocatore perfetto. 21 anni, 79, e anche come overall è sicuramente uno di quei giocatori che può crescere. Quindi da questo punto di vista posso ammettere che siamo stati molto molto fortunati. Io mi tuffio su Ernest Nuama, che devo ammettere quest'anno ho provato, non mi ha fatto impazzire. A questo punto però io direi di spostare Kulusevski sulla sinistra e Brennan Johnson secondo me non gli fregherà il posto. Diamogli Monor Solomon come sostituto più 10 milioni. Vogliono Tanganga. Serve un difensore? Pigliati Rondon più 19. E dai, è preso Nuama. Eccolo qua. Chiaramente può ancora crescere. In 8 settimane diventa un 80. Per il resto invece direi di prendere un altro centrocampista centrale al posto di Lo Celso. Un altro terzino di sinistra e poi se ci rimangono dei soldi andiamo a rinforzare anche la difesa centrale. Questo è il calciomercato che ho deciso di fare. Oltre a Ernest Nuama dunque è arrivato Di Marco per rinforzare il terzino di sinistra, Araujo per rinforzare la difesa centrale e poi Guimaraes come centrocampista centrale insieme ad Højbjerg. Secondo me faranno una coppia clamorosa. Ho deciso poi di rafforzare anche l'esterno di destra con Moussa Diaby per avere questa titolare, quindi con Maddison come trequartista, Diaby che alla fine panchina Kulusevski che
chiaramente subentrerà come sostituto del francese. Qua davanti invece abbiamo Alvarez e Richarlison. In generale buona titolare, discreti sostituti anche quando devono subentrare per dare una mano. Io sono soddisfatto, spererei solo che Nouma facesse il titolare, ma raga, non possiamo fare altro che andare a simulare la terza stagione e scoprirlo insieme, senza chiaramente dimenticarci della Champions League, perché alla fine, così, su due piedi, l'obiettivo della Fourier Challenge è quello di vincere la Champions League. Siamo nel girone con Barcellona, Malmo e Sporting e abbiamo appena battuto lo Sporting per 2-1. È già un buon passo in avanti, però ce la dobbiamo vedere con il Barça. Signori, io a febbraio ho passato gli ottavi di Champions battendo l'Atletico Madrid. Per questo ho ricominciato a registrare, ho stoppato la simulazione e ai quarti abbiamo il Bayern Monaco. Dunque, arriviamo alla fine di questa stagione e vediamo se la squadra è abbastanza forte e compatta da potersi permettere la finale di Champions. Lo scopriamo chiaramente insieme. In campionato non stiamo andando male, non credo di riuscire a portarmi a casa la Premier League, però insomma, attenzione, perché il Bayern Monaco l'andata l'abbiamo battuta 2-1, Vediamo se con l'energia ce la facciamo. Sì, sì, semifinale di Champions. Non ci credo molto, però il Paris Saint-Germain non ci credo. E invece forse io posso vincere 2-0 l'andata e perdere 5-1 il ritorno, ma è legale questa cosa? Kulusevski, vai a cacare, va là. No, non ci credo, raga, non ci credo. Allora, fammi vedere un po'. Abbiamo vinto la Premier? Abbiamo vinto la Premier, così? Sono rimasto un po' basito, perché vinco 2-0 l'andata, poi perdo 4-1 il ritorno. Ci proveremo nella quarta ed ultima stagione. Questa è la nostra formazione, che non è male. Il vero problema è che noi adesso dobbiamo andare a rinforzare ulteriormente la squadra con un giocatore di Blackburn, Leicester e Nottingham Forest. Però posso dire la mia, a questo punto Nouma non è che, dato che ho nuova stagione, nuovo calciomercato, Nouma è come se si azzerasse, perché Nouma è attualmente un giocatore del Tottenham. Quindi da quel punto di vista la formazione potrebbe migliorare. Non che Nouma abbia fatto male, perché comunque si è fatto un bel più 4 di overall, 14 gol, 5 assist, quasi sempre titolare. Molto bene Moussa Diaby. Kulusevski ha chiesto la cessione, è un 89, è un po' un peccato, però ragazzi, che ve devo dire, la vita va così. Raga, a questo punto non c'è niente che io possa fare se non entrare all'interno della quarta ed ultima stagione. Veramente un peccato. Blackburn, Leicester e Nottingham Forest. Facciamo un giro all'interno di queste squadre. Allora, Nottingham Forest tecnicamente dovrebbe avere dei discreti giocatori. Kadioglu, 33 milioni il suo valore, Mbesso, Niet, Sugawara, Toffolo. Ma che cazzo non è Toffolo? Danilo tecnicamente inizialmente non è neanche malissimo. Gibbs White, cioè, ci devo fare il brodo con Gibbs White. Fabio Vieira, non è neanche marcio. Vediamo in attacco, Brody. Oddio, Zifuic. Vediamo Callum Hudson-Odoi. Teniamolo d'occhio. Poi vediamo nel Leicester. Eccolo qua. Anche nel Leicester tecnicamente dovrebbe esserci robetta intrigante. Teat? No. A centrocampo Barreiro Martins, valore di mercato 33 milioni. Danza Kuduro, Roz, Riquelme. Beh, Riquelme magari spostato da ala potrebbe non essere così marcio. In attacco invece speravo meglio. Quindi non oso immaginare il mitico Blackburn Rovers che robaccia abbia. No, direi che c'è poca robetta qua. Mark Andai di proprietà del Chelsea. Mitico Oakland. Fenomenale Oakland. Bene, ex Viking Oakland. Signori, come detto, entriamo all'interno della quarta stagione. Io credo andrò su Riquelme a questo punto. Ma me lo lasciate qualcuno per giocarmela questa quarta stagione o no? Allora, mi sono arrivati i resoconti dei giocatori che abbiamo inserito prima nel lab mercato. E Kadioglu, Danilo, Barreiro, Riquelme e Fabio Vieira non sono marci. Possiamo dire? Riquelme e Fabio Vieira non sono marci. Mamma mia, Skovolsen. Zio Pedro. Non è male, Allora, abbiamo 265 milioni e la possibilità di cedere Kulusevski. Io prenderei Riquelme a posto di Nouma, ragazzi. Sono entrambi 83, io Riquelme lo prendo e lo butto titolare. Poi quello che succede, succede. Il Leicester vuole 50 milioni per Rodrigo Riquelme e noi
Glieli diamo. Ho deciso di completare la squadra poi con il ritorno di Skovolsen dal Club Bruges, 90 di overall, ragazzi, veramente devastante. Lozek, Doku e Gvardiol. Questi giocatori mi sono costati parecchio, però ho deciso alla fine di sistemarla così la squadra, con Skovolsen a destra, Diaby a sinistra e Riquelme spostato da trequartista, ma ha fatto un punto overall di upgrade. I sostituti secondo me sono anche di livello, mancherebbe qualcosina a centrocampo, però alla fine secondo me Guimaraes giocherà sempre e per sempre, in caso potrebbe subentrare Bissouma. Ecco, la squadra mi sembra da possibile finale di Champions, ora dobbiamo essere semplicemente fortunati nella simulazione. Nel frattempo vinciamo la Community Shield per 3-0 contro l'Arsenal e questo è già un buon... Non è un buon segnale, abbiamo perso 3-1 col Crystal Palace. Non ce la buttiamo! Oh, incomincia la nostra Champions! Ti voglio far vedere il girone. Borussia Dortmund, Benfica e Galatasaray. Bel girone, non è semplicissimo, eh. Sono trasferte insidiose, però mi aspetto di vederci a febbraio con gli ottavi di finale. Girone di Champions, che come previsto abbiamo passato in maniera abbastanza tranquilla, 5 vittorie e un pareggio. Adesso agli ottavi incontreremo il Marsiglia, anche qui una sfida assolutamente la nostra portata. Ce l'andiamo a simulare insieme tutta la fine di questa stagione per vedere se riusciamo a raggiungere la Champions League. Allora, sono un po' preoccupato perché siamo forti, ma la simulazione è più forte di noi. Intanto 3-0 all'andata, comodo al Marsiglia. A me se Gvardiol vuole essere ceduto non me ne frega niente, nulla. Vediamo il ritorno. 7-1, va bene. Il Milan nei quarti di finale. Milan forte, rinforzato, ma che si può battere. 3-2 all'andata. Olè, olè, olè. Un bel totale di 5-2, ottimo. Siamo in semifinale contro l'Atletico Madrid. Il sorteggio ci sta dando una piccola mano. Vediamo l'Atletico Madrid dopo l'inculata dello scorso anno. 3-2 all'andata. Vediamo il ritorno. 5-4. E ci siamo, signori. Siamo in finale di Champions. L'abbiamo raggiunta. Ce lo meritavamo forse anche l'anno scorso, ma va bene così. Va bene così. Alla fine ce l'abbiamo fatta anche quest'anno. Ho interrotto prima contro il Barcellona. Andiamo, andiamo. Questa è una finale di Coppa che perdiamo. Va bene, finale di Coppa FA Cup forse persa contro il Brentford. Signori, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, siamo in finale di Champions e possiamo effettivamente chiudere questa Forest Challenge in maniera super positiva. In Premier League siamo arrivati quarti. Pace. Pace sia, pace amore, la tua pace sarà nella terra come nei cieli. Pace sia, pace noi, la tua pace sarà. Allora, andiamo a vedere il Club Rouge. Come è cambiato? Bursic. Solo Bursic che importa. Allora, hanno detto, io non voglio neanche un altro portiere. Bursic, basta. Calciatore più forte del mondo, Zanoli. Poi abbiamo Onyedika, che è diventato un 85. Bulaye Dia e Kulusevski alla fine, 88. Cosa l'ho scambiato per... Oh, non lo ricordo. Per Skovolsen, forse sì. Svizzera, giusto? Siamo partiti dal Lugano. Dov'è la Svizzera? Svizzera... Lugano. Lugano. Saipi, non si sa quanto è. Candela, hai capito Antonio? Poi, Oscarinho, Zambranigno. In attacco a sempre loro. Sempre loro. Sono sempre loro. Siete sempre voi. Maresca, sei sempre tu. Questa invece è la nostra formazione. C'è veramente qualcosa che io debba dire? Io debba? Non debbo. Secondo me ha giocato molto lo Celso al posto di Riquelme. Ho questo vibes. Mamma mia, Vicario. Che giocatore. Cresciuti tutti in maniera spropositata, davvero. Super contento. Fammi vedere. No, alla fine ha giocato Riquelme titolare. Non è cresciuto molto, però. Diaby è un 92, 29 gol e 11 assist per lui. Skovolsen è un 91, 15 gol e 4 assist per lui. Alvarez è un 89, 35 gol e 14 assist per lui. Signori, siamo pronti per giocarsi la finale di Champions contro il Barcellona. Mi sono cuffiaggiato le orecchie. Direi che possiamo andare in campo. Questa è la formazione. Ce la faranno i nostri eroi a portare a termine anche questa Forest Challenge. Lo scopriamo subito. Andiamo in campo, sempre sul pezzo. E forza Tottenham. Diaby. Alvarez. Centrale, Riquelme stava per fare il gollone. Riquelme, mannaggia, fuori gioco. Attenzione, Diaby, accelera Diaby. Il razzo di Diaby, non so dove ce l'abbia attaccato, ma va veramente veloce. Diaby, mannaggia i sandali. No, Ferran, non segnerai Ferran. Non urlerò Jutgla per te. Chiude, mamma mia che chiusura. Non so chi fosse, ma è un gran cristiano. Riquelme, ma corri, ma scappa. E corri. Skovolsen. Un 3 contro 3. Skov, passa dal centro. Julian. E spazio. Skov. Non ci credo, mortacci vostri. Eccolo là, ma è chiaro.
È chiaro, fallo di mano di Di Marco. Aveva anche le braccia dietro la schiena. Povero, cosa doveva fare più di così? Ma manco me lo fai rivedere, ma quando sei scandaloso, Ferran Torres contro Vicario, te lo paro. Ciuca. Grande Vic. L'hai presa, Diaby? Alvarez. Riquelme. Ma non ci posso credere, ma io non ci credo. Diaby, passato. Dai, fai partire sto razzo. Ho capito, ma parti il razzo, poi non parti tu. Ho capito, a me non mi frega niente se si illumina l'iconcina se tu non parti. Cioè, ma stiamo scherzando? Forza, ragazzi, l'inchiappettata finale. Scov Olsen, corri. Ma come te la sei allungata, Scov? Una finita, Scov. Col mancino, ancora Ter Stegen. Ma poi ancora cosa? Ma io sta partita l'ho già vista. Io la conosco sta partita. L'ho già giocata sta partita, porro, mamma mia. Poi Alvarez, bravissimo. Scov, scappate, prego. Scappate, prego. Scappa. Palla per Alvarez, che ne butta giù uno, non so come. Alvarez, giocagliela bene, mira. È passato. Ve l'ho detto che l'avevo già vista. 89-59. 89-59, hanno segnato. 89-59, io non posso crederci. Fammi bere una camomilla, va. Io non ci credo. Io no, veramente. Io come posso crederci? Porca puttana. Vabbè, ragazzi. Io non lo so. Io non lo so. Mamma. Ero stato bravo. Avevamo raggiunto la finale in maniera meritatissima. L'ho persa così come un babbeo. Come un babbano. Ragazzi, niente. Finita. Finita. E la Fourier Challenge è così. Gioia immensa quando riesci ad arrivare in finale e portartela a casa tramite acquisti intelligenti, un percorso positivo. Questo percorso era stato super positivo. Eravamo stati bravi, avevamo fatto dei bei colpi alla fine. È andata male. Signori, che vedevo di? A questo punto, mi raccomando, sotto nei commenti fatemi sapere la prossima challenge da seguire per la prossima Fourier Challenge. Il commento con più mi piace verrà seguito, quindi sbizzarritevi sotto nei commenti. Quindi mi raccomando, prossima Fourier Challenge, subito dovete essere i primi a lasciare il commentino, così avete molte più possibilità di ricevere mi piace anche dagli altri utenti. Ci vediamo in un prossimo video, un saluto da mezza alla prossima, ciao a tutti ragazzi.